Ultimo atto della stagione per la Virtus, impegnata questa sera al Dall'Ara di Bologna, fischio d'inizio alle 20:30, arbitro Baracani di Firenze. Partita importante soprattutto per i padroni di casa che vogliono i 3 punti per tenersi stretto il quarto posto. In caso di non successo del Vicenza, la squadra di Delio Rossi potrebbe infatti anche agguantare la terza piazza. La squadra di D'Aversa invece giocherà serena ma con tutte le intenzioni di chiudere con una buona prestazione. Tra i rossoneri qualche piccola novità di formazione, assente Bacinovic in mediana, il suo posto sarà preso da Paghera, per il resto il reparto dovrebbe essere completato da Vastola e Agazzi. Difesa a 4 con Conti, Trust, Ferrario e Nunzella che dovrebbe sostituire l'acciaccato Mammarella. Attacco con Piccolo, Cerri e Tiam, vista anche l'indisponibilità di Gatto. Pochi dubbi per Rossi alle prese con alcune assenze fuori, Zuculini, Castaldello e Bessa, il tecnico si affiderà al consueto 4-3-1-2, linea difensiva con Masina e Mbaia ai lati, Maietta e Oikonomu in mezzo, Matusalem in cabina di regia a centrocampo, supportato da Casarini e Buchelmezzali, ballottaggio Laribi Kristic sulla tre quarti con il secondo in vantaggio. In attacco Sansone farà ancora una volta coppia con Mancosu. Ed ora sentiamo Capitan Mammarella che rivive un po' il campionato e le ambizioni della Virtus. Io con i miei compagni di squadra ti posso assicurare che come obiettivo io me lo sono messo. Cioè, io non è che pensavo di raggiungere solo e esclusivamente la salvezza. Cioè, un'ambizione personale, il giocatore ce l'ha. Cioè, è da matti pensare che io vado a giocare oggi a Bologna e no, devo fare un punto perché devo guadagnare una posizione. Cioè, l'ambizione ci deve essere. Il rammarico, cioè, se io dal lunedì al venerdì so che non ho fatto il mio lavoro, allora posso sedermi qui ed essere attaccato e dirmi: Carlo, potevate fare qualcosa in più? Io dico: io ho fatto quello che ho sempre fatto. Allora può darsi che è un mio limite, è diverso, cambiano le cose. Evidentemente ci può essere un limite, quello sì. Però, capito, immaginare che è una cosa che sia stata frenata solo perché l'allenatore o il capitano o la persona più anziana presente in uno spogliatoio, io dico: no ragazzi, pensiamo solo alla salvezza. Cioè, e quindi quando vado a rileggere tutte queste cose dico: sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto.